Carissimi Alessia e Dario, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Alessia e Dario, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, ridatevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Dario, accolgo te, Alessia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Alessia, accolgo te, Dario, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Alessia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dario, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Okay. Ce l'abbiamo fatta. Tra una lacrima e l'altra, va bene. Oh. Che io non sono una romanticona. Quindi lui mi diceva troppe volte, proprio all'inizio, quando non era ancora ufficiale, troppe volte mi diceva che mi amava. E a me dava un po' noia. Allora un giorno gli ho detto, ascolta, fai una cosa, non dirmelo. Perché io all'inizio non rispondevo anch'io. Perché da parte mia ancora non c'era quel sentimento. E gli ho detto, se proprio non ce la fai a tenertelo, scrivilo su un foglio. Tutte le volte che ti viene in mente di dirlo, tu scrivilo sul foglio. E lui ha iniziato a scrivere questo foglietto, non proprio ti amo, ti amo, ti amo, tipo la punizione a scuola. Ha iniziato a scrivere l'orario in cui mi pensava e pensava a me, e quindi, non so, mi è arrivato un giorno un bigliettino con un sacco di orari. Quindi, non so, tipo 9.40, 9.42, 9.43, quindi immaginati quanti ti amo mi sono risparmiata con questo escamotage, una marea.
dopo abbiamo cominciato a frequentarci in modo ufficiale, io gli ho chiesto di sposarmi e lei è scappata di casa. È vero. E niente, dopo abbiamo fatto un altro po' di tira e molla, poi dopo... Poi dopo alla fine gliel'ho richiesto io. Lui me l'ha chiesto, sì, a fine agosto dell'anno scorso, con l'anello. Poi abbiamo trevolato un altro po' qualche mese e dopo... Alla fine marzo di quest'anno gliel'ho richiesto io.
chiamato a tutte le ore del giorno e della notte, da sempre. Sono sicuro però che l'orario migliore del nostro amore saranno le 11:30 di questa mattina, quando finalmente io e te saremo ancora più famiglia di quello che già siamo.